retribuzione adeguata alle 36 ore, e oppure stai dicendo qualcosa che non va. Allora loro fanno 18 ore, perché se tu dici che io faccio solo 18 ore, allora loro devono rimanere a 18 ore. Se invece sostieni che loro svolgono 36 ore, come dice la stessa Adele, peraltro, allora mi stai dicendo che io svolgo, oltre le mie 18 ore, altre 18 ore per la preparazione. E allora bene, delle due l'una, vuol dire che i docenti andranno retribuiti anche per quella quota parte delle ore che non vengono riconosciute e che portano oggi i docenti di donne a svolgere le 36 ore. E noi può andare bene. Non è un problema, no, però scusate, adesso finisco, poi arriviamo fino alle 4 di oggi pomeriggio, perché avremo bisogno di arrivare fino alla fine, quindi poi entreremo nel merito di queste cose. Ci sono delle contraddizioni, quindi, e queste contraddizioni vanno risolte. La stessa cosa è il problema della partecipazione o meno alle attività collegiali. Non può essere qualcosa che attiene semplicemente al buon cuore del dirigente, deve essere una norma precisa, specifica e anche un obbligo, perché comunque io devo partecipare, perché altrimenti significa che il personale inidoneo svolge già un ruolo ATA. Per questo non può partecipare se non in maniera facoltativa, perché viene già identificato come personale che, non essendo più docente, svolge una funzione simile a quelle degli ATA. Però poi in alcune scuole non gli si riconosce la stessa flessibilità del personale ATA, no? Per cui in effetti i docenti idonei non sono né personale ATA e quindi non possono usufruire di quelle che sono le peculiarità del personale, e non sono più docenti, quindi non possono usufruire delle ATA. Tutto questo va chiarito. È chiaro che non lo vogliamo chiarire come richiesta in via preliminare ora, però credo che si debba cominciare a lavorare su di una piattaforma nella quale siano evidenziate le contraddizioni e sia anche detto che i docenti inidonei non hanno facoltà di passare nei ruoli ATA. Perché non è possibile, perché questa deve essere la tutela, e questa invece è una cosa che le organizzazioni sindacali hanno sempre fatto, cioè dall'inizio che dicono che la mobilità può essere intercompartimentale o verso i profili ATA. Noi questo lo dobbiamo eliminare, questa sarà una seconda battaglia da fare, perché io sono docente e basta, non posso diventare ATA perché non è data la possibilità di avere una qualifica di quarto livello, o di quinto, quello che sia, o da sesto, o da settimo a quarto, o da sesto a quarto. Nello stesso momento abbiamo bisogno che i precari amministrativi riescano a trovare l'elemento per far emergere una mobilitazione che ancora stenta, perché noi ci siamo mossi grazie ai precari amministrativi che hanno sostenuto questa battaglia degli inidonei e che però sono localizzati, perché noi abbiamo avuto Napoli, abbiamo avuto Avezzano, già abbiamo avuto la Sicilia, a Torino adesso abbiamo, ma sono poche le persone che possono dire di rappresentare un movimento vero in loco, sono singoli che hanno, diciamo, si rappresentato la problematica. Abbiamo Roma, ma ecco, Roma, già a Roma c'è Daniela oggi, però non è che ci siano ancora mobilitazioni vere. Crediamo che questo essersi ritrovati oggi dia la possibilità a tutti di continuare in maniera un po' più serrata sui singoli territori, perché noi dobbiamo tornare sui territori e cercare di metterli in mobilitazione. La stessa cosa vale per i precari. I precari ancora non riescono a trovare l'elemento sul quale riuscire a far consolidare un movimento vero. Perché? Perché secondo me non hanno l'elemento concreto sul quale basarsi, perché le battaglie dei precari, che abbiamo precari più o meno storici, anche Francesca sono anni che fa parte del movimento precari, perché i precari fanno le grandi battaglie teoriche, ideali, ma non riescono a calare concretamente una richiesta che non spacchi i precari e invece riesca ad agglutinarli. E questo perché secondo me c'è un difetto che io ho superato, perché ho imparato anche io molto nella battaglia degli inidonei, e cioè la concretezza
delle richieste, il lavoro anche piccolo, ma che da piccolo diventa enorme perché porta con sé, come vediamo oggi, tutte queste problematiche che poi si collegano. E allora è questo, e secondo me la battaglia per l'affermazione del diritto, per la laicità della scuola, intanto, perché questa è la battaglia per la laicità della scuola, può diventare per i precari il volano per riuscire ad avere un elemento di concretezza su cui far saldare il movimento dei precari. Perché noi stiamo dicendo che vogliamo 25.000 cattedre che ci devono essere, perché le sentenze della Corte di Cassazione sostengono che è un obbligo e quindi lo Stato non si può tirare indietro. Se io dico questo, naturalmente vuol dire che ci vuole una battaglia per il riconoscimento di alcune cose e una piattaforma specifica all'interno della quale già noi abbiamo evidenziato le modalità attraverso le quali si può istituire una graduatoria dei docenti per l'insegnamento della materia alternativa e le modalità per fare tutto questo. Ora io quindi dico che questi sono gli elementi, i segmenti di categoria sui quali poi soffermarsi anche per fare il punto della situazione in relazione alle piattaforme, un lavoro un po' certosino che però deve dare dei frutti poi in un prossimo futuro. E oggi ci interroghiamo su questo e cerchiamo insieme, sia per la parte degli inidonei che per la parte dei precari che dei soprannumerari, di entrare nello specifico. E adesso passerei la parola al nostro avvocato Marco Barone, che ha seguito la questione degli inidonei dall'inizio e c'è stato di grande supporto, perché se nel luglio del 2011 io e Marco non ci fossimo sentiti costantemente, non avremmo avuto le prime diffide che abbiamo inviato al Ministero e che hanno contribuito a bloccare anche allora, già nel 2011, il decreto che c'è, il 111 del 2011, che aveva cominciato a creare il problema per gli inidonei.